Vaffanculo! Stupra di gruppo! Mettiti a dieta! Ancora vi ricordate già le... Questo era Leon Neon. E Leon Neon era un negro che incontrai a Stoccolma, che aveva uno di quelle cose alla moicana sopra la testa, i capelli tagliati alla moicana, e mi disse: dietro ogni faccia d'angelo se nasconde il cuore della grande troia. Allora io dico, 1, 2, 3, porco Dio! 1, 2, 3, porco Dio! Parlando sempre più forti, dobbiamo far tremare le mura di questo locale. 1, 2, 3, porco Dio! 1, 2, 3, porco Dio! Seconda cosa, ritorna dal padre e gli dice: papà,
io sto gay, e lui gli risponde, basta che non sei pride. Cioè, però il gay pride, avete capito? Sono io e basta che non sei pride. Elton John con suo compagno. Viva l'amore! Tu sei la faccia dell'angelo Ricchione! Con tuo padre! Miguel Bosé! Ken Reeves! John Travolta! George Clooney! Lo sanno tutti! Sono tutti gay! E nella Hollywood di una volta fecero sposare Rock Hudson perché giravano le voci che era completamente gay, fatto un po' di AIDS alla fine, ed era l'idolo delle donne. Allora i produttori di Hollywood dissero, ma come dobbiamo fare con questo? Questo se lo fa mettere al culo da tutti gli uomini, alle cessi pubblici. Alle cessi pubblici George Michael c'è finito, un altro gay, poi George, un altro gay, sono tutti gay! E poi ti voglio insegnare una cosa, che mio padre non è gay per niente, perché cioè, ha tradito mia madre nelle peggiori delle maniere. Allora, vi voglio insegnare una cosa. Molti dicono gay senza sapere il termine. Il gay significa... Cosa? L'hai trovata, Sonia di Bologna? Un applauso a Richard! Si avvicina questa buona assurda, no? Di nome Sonia, li vede da solo e dice, ma che non c'hai un po' di roba da vendermi? Tu sei un ricchione! Però, guarda, in questo momento ne sono particolarmente sprovvisto. Comunque, e lei mi dice, guarda, te lascio il mio numero. È una di Bologna. Quando capitai a Bologna e mi scopai la mia amica Gabriella nel cesso di un cinema, in piedi me la scopai si chiama Manfredo! Due volte ed era già maritata dell'altro. Era già maritata, ma me la scopai in piedi per due volte. La sera lei dovette ritornare a casa dal marito. Io che faccio? Chiamo Sonia e gli dico, vengo a casa tua. Non mi sei preso la parrucca, lei! Quanti letti sfatti ho lasciato con donne diversi in diversi mondi! Quanti letti sfatti ho lasciato con donne diverse in diversi mondi! E bussavano tutte in merda! Quando ancora è pazza! Prego, prego!